caso de que tú me llames. Después del huracán viene la calma. Nuova stazione di Bologna, pro e contro, più i pro o più i contro. Tanto siamo andati a vedere com'è lo stato delle cose, ma poi, alla fine di questo servizio, qualche curiosità. All'interno della nostra città sta nascendo una piccola cittadina sotterranea. È la nuova stazione dell'alta velocità che va ad affiancarsi a quella vecchia, costruita in via Carracci e che la avvicina alle grandi metropoli del mondo, come Tokyo e Parigi, giusto per citarne due. Una stazione inaugurata forse troppo prematuramente, ma necessaria per alleggerire il lavoro di una stazione, quella vecchia e storica, che è considerata come uno degli svincoli ferroviari più importanti sul nostro territorio. La nuova stazione ha avuto certamente qualche problema all'avvio, ma ora, con il tempo, tutte le cose si stanno sistemando e si può scoprire una meraviglia tecnologica senza eguali. Nei sotterranei, infatti, la tecnologia regna veramente sovrana. Dai tapirulanne che permettono il comodo e facile spostamento a tutti i passeggeri, ai diversi parcheggi interni e soprattutto una strada che terminerà direttamente nel sottosuolo e che permetterà a Via Carracci di alleggerire il pesante traffico che si sta vedendo in questi giorni. Come starete sicuramente osservando dalle nostre immagini e dai nostri video, vi mostriamo in anteprima una parte di questa cittadina sotterranea, in attesa del servizio completo, con tanto di interviste, che andrà in onda prossimamente sul nostro sito. Quindi abbiamo recuperato, abbiamo avuto il piacere di avere la promessa di fare un percorso per capire com'è funzionale e se veramente è un fiore all'occhiello per Bologna questa stazione. Alle mie spalle però vediamo anche degli appartamenti, dei palazzi, qualche difficoltà, di quello ne parleremo in un'altra occasione, però una cosa di cui non vogliamo farne a meno e che vogliamo informarci e soprattutto informare.